penso oggi ai ragazzi che abitano a Torpignattara, a Centocelle. Questi ragazzi non sanno niente della loro città, diciamo, perché ormai questi quartieri sono diventati città. E penso che dovrebbero porsi delle domande. 50 anni fa cosa era successo? Perché si fa il cinquantennale della Resistenza? E che cos'era la Resistenza? Ecco, sono domande che i ragazzi porre. Sono ragazzi che vanno a scuola e studiano, che la storia purtroppo non li ha raggiunti ancora, quella storia. C'è stata quasi la volontà di lasciare lontano i giovani da quelle vicende. Eppure in quei quartieri, Centocelle e Torpignattara, Quarticciolo, c'è stata una lotta partigiana intensissima. Pensate che a Centocelle c'è una lapide dove ci sono 21, mi pare, nomi di giovani che furono fucilati, lì, uccisi. Ci sono stati dei combattimenti a Centocelle, dopo lo sbarco di Anzio, perché il gruppo di gappisti di Roma furono spostati nelle zone dell'ottava zona, la zona di periferia. E lì, in questa zona, si unirono ai partigiani locali. E la prima manifestazione, credo che sia avvenuta, forse non dico solo a Roma, ma forse in tutta Italia, è stata proprio in Piazzale dei Mirti, per lo sbarco di Anzio, un comizio che fu tenuto sopra una scatola di quelli della verdura, di legno, da Rosario Bentivegna, con tutti i compagni intorno che lo circondavano e che lo difendevano, naturalmente, perché parlava. E si radunò tanta gente, lui disse: non è tempo più di stare in casa, bisogna combattere, bisogna cacciare il nemico, bisogna liberare Roma da questa oppressione dei nazisti e dei fascisti. E difatti fecero un corteo e cominciarono a fare delle scritte su lui. Solo che arrivarono poi a Centocelle i fascisti avvertiti e bloccarono sparando qua. E invece venne poi una specie di scontro e uno dei fascisti fu ucciso, gli altri scapparono, come sempre succedeva quando erano in minoranza. E la popolazione quindi aveva quasi occupato Centocelle, era liberata, come dire. Difatti poi la notte, che c'erano le pattuglie notturne della polizia, e i partigiani dovevano uscire la notte per bloccare, così era l'ordine che veniva dagli alleati, le colonne tedesche per farle ritardare, quelle che venivano da nord e volevano raggiungere Anzio. Allora sulla Casilina, sulla Prenestina, si creavano questi blocchi fatti dai partigiani, di Centocelle, di Tranchitucci, c'erano compagni che adesso tra l'altro i nomi vengono subito, ma che dovrebbero far parte proprio della storia del vostro quartiere, perché furono i primi combattenti contro queste colonne tedesche e le bloccavano di notte quando passavano, sparavano sulla prima macchina della colonna. Naturalmente venivano uccisi i guidatori, si bloccava la colonna, si buttavano delle bombe a mano, si incendiava uno dei camion e quindi rimaneva bloccata per un bel po' la colonna. Poi cominciavano a rastrellare la zona, a cercare, ma non ci trovavano perché si scappava. Erano delle azioni molto veloci e poi si veniva. I gappisti venivano da Roma e lì c'erano i partigiani locali che facevano quel combattimento. E questi, molti di questi, appunto, hanno pagato poi con la vita, 25. Questo è per Centocelle. A Torpignattara c'era.